percorso che avevo in mente, perché era un mio desiderio, come lo è stato, l'ho fatto sulla mia pelle e mi è piaciuto trasmetterlo ai miei compagni, cioè cambiare, andare avanti non solo come musicisti sul proprio strumento, ma anzi addirittura cambiare strumento, perché come noi abbiamo cambiato strumenti alla base, quindi abbiamo lasciato gli strumenti convenzionali e abbiamo cominciato a lavorare sul materiale riciclato, è stato esattamente lo stesso, forse anche più intenso e più profondo, cambiare strumenti. Quindi come io ho cominciato come percussionista, sono diventato cantante e tutti questi apprezzano più musica. E quello che mi sembra eccezionale è il fatto che gli altri miei compagni di viaggio abbiano accettato, ma non accettato proprio scelto, più che accettato, ecco la parola più giusta, abbiano scelto di rimettersi in discussione. Quindi un batterista eccezionale come Alessandro Paradiso ha preso il basso ed è diventato, secondo me, non perché è amico mio, però penso che avete constatato che sono tutti musicisti che lo strumento che suonano sembra il loro ed è il loro, no? Quindi Diego la chitarra, il rosso è l'ultimo della, diciamo, è l'ultimo, sì, è l'ultimo trans della situazione. È l'ultimo trans che lui fino a Duralex, fino a questo disco, era ancora nell'area di percussionista. Invece poi ci siamo fatti un giorno, ci siamo fatti una chiacchiera e abbiamo detto, ma che ne pensi? Se come abbiamo utilizzato i tastieri cinesi nel disco, lo suonate spesso io, e allora ho detto, però qualcuno dal vivo deve suonare i tastieri cinesi. E lui mi ha detto, ma io non suonare il tastiere. E quindi ci ha sconvolti, veramente, anzi, farei veramente un doppio applauso. Insomma, la teniamo a casa, quindi voglio dire, c'è un grande lavoro, c'è una grande emozione e un desiderio di rompere gli schemi, cioè finalmente di liberarci, e questo è un vero nostro messaggio, cioè che non c'è niente di codificato, cioè niente è veramente quello che sembra, forse è anche altro, vale per noi stessi. Invece l'idea di autocostruirsi addirittura di strumento, come mai? Per esempio lo dico, come la sei autocostruito? Perché non sei andato a Sebastiano, ci comprato una tenda. C'è il microfono, eh? Vabbè, è una questione economica, con quello che guadagnate non credo proprio. Ma sicuramente, guarda, abbiamo veramente ville e panfilo parcheggiati qua fuori. Panfilo sono proprio qua, io ho perso tutto la parrucca. No, è successo che abbiamo mandato un amico che guadagniamo. Un amico che quando lo vede, un amico che quando lo vede, appena lo vede dice era una bella giornata. Che non ha mangiato tanto, questa era la falegnameria e la vogliamo. E questa qua è nata così, un pezzo di parquet. Descriviamola per favore. Un pezzo di parquet. Ma perché il parquet? Perché? Perché era il pezzo di parquet. È capitato, doveva buttare la legge. E questo pezzo che fate, che vedete, è un pezzo di legno unico del partito, io lo sono sagomato, perciò mi sento un po', quindi non c'è niente da spiegare bene. Quindi chiunque a casa prova, c'è un partito nel salotto. È sprecato. Voi fate tutti i dati, avete un negozio. Però mi piace pure il porta questo, scusa, io sono napoletano. Cioè io, chiunque che lo so, io perdo perché ho fatto la patente 10 volte. Perché comunque alla fine siamo a lavorare mandolino, mi dicono che la gente che parla di un ottimo sistema, perché anche loro dicono che non mi perdo. Poi per il resto l'elettronica cosa l'ho presa da una chitarra vecchia che dovevano buttare. Io ho detto ma perché proviamo nel peccato? Suona anche il tempo, molto bene. Del rosso abbiamo parlato, parlerei di Don Salvatore Zannella. Suona la guatteria. Però sono in bene, sono in bene. C'è un progetto, Maurizio fa il progetto e poi noi lo facciamo. Vabbè, work in progress, piano piano questa batteria crescerà. No, è cresciuta già parecchio, perché prima era un bidone da spazzato, lo dici prima, poi il momento. Come è nata la batteria? È nata che praticamente... Lo sfratto a Castro e Mastone. Vabbè, non lo vogliamo dire. Vabbè. C'era la bidassa. Questa cassa, non so che c'era lì, bidone che pedale è di legno
fine di cartone per strada. Non so che c'era dentro. Detersivo, molto detersivo, siete molto quindi la matrice grande. Sicuramente qualcosa di positivo c'era dentro. Sì, guarda. Charleston, questo qui con la mira perforata, con la mira intera tutto. Guardi lo signore, guardi. L'abolimento, eh. Ho scacciato. Questo qua non ho mai capito bene. Questa è la base, si riempie di cemento, e se non è quello è una cosa di muratori, si riempie di cemento, serve per reggere i pali tutti innocenti per le impalcature che fanno una base massiccia. Insomma, non è che siete i clienti più amati di San Sebastiano, no? Non siamo proprio, no, per le ossa, no, 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 non è un saluto, però un domani non è mai vero, non siamo come questi ossa. Mauri, dici questa cosa invece, per cambiare, portare le persone. Basta, lo vogliamo dire un momento, secondo me. No, no, saluto quello che non è più grosso, ma come ha fatto. Ma vuol dire come fa? Quello è uno strumento, c'ha pure un cimelio, ci tengo al cimelio. Sono solo dello stesso falegnato. Allora, questo è lo stesso falegnato. È lo stesso pezzo, ma si vede che ce n'aveva tre e ce ne siamo presi tutti e tre. Il terzo che aveva. Il terzo sta... Un progetto. Niente, vabbè, l'unica cosa non riciclata è purtroppo il pick-up, che non costa molto, 40 euro. Hai dovuto comprare. Poi è tutto riciclato, le chiavette da un altro pazzo, il ponte, i potenziometri riciclati, il canale frangente della tangenziale di Napoli. Gentilmente è un pezzo a volo senza scendere dalla macchina. Queste due piastre che servono per non farlo imbarcare sono pezzi di risulta di una lattoneria che sarebbe un posto dove piegano lamiere, fanno canne fumarie, rondaie, scossaline, queste cose qua. Ah, il sangue lo so. E qui. Tu il tutto assemblato e da me e ho detto tutto. Bellissimo. Mauro, ti volevo chiedere invece a questo passaggio, oltre che cambio gli strumenti, anche un passaggio interiore. Sì, il passaggio è chiaramente interiore, nel senso che è stato facilitato, noi la musica ha un grande pregio, che ti devi guardare dentro per fare musica, perché non puoi imparare a suonare se non ti gestisci, quindi qualunque passo si fa con la musica è un modo per conoscersi meglio, quindi ovviamente abbiamo cominciato quasi per gioco a fare questi assemblaggi così e poi piano piano insomma è arrivato tutto un messaggio che va ovviamente, cioè mi sembra che riusciamo a raccogliere una serie di idee che sono comuni a tutti, perché questa è la cosa forte, cioè il luogo di Colombo in realtà, lungo del banco, perché io penso che dentro uno di noi c'è tutto. Il pregio che abbiamo avuto è stato quello di metterlo fuori, di tirarlo fuori e di riuscire a realizzarlo in questa maniera. Comunque la cosa bella è quella di essere riusciti a far suonare questa roba come degli strumenti veri, cioè, perché molti penserebbero no, Gioco, ma tu subito, ma che fai? Cioè, questa è la base del ragionamento. Invece lo sforzo è stato quello di rendere questi strumenti talmente validi, talmente veri, fatti a costo zero, proprio per dimostrare che in fondo è l'uno che conta. Non siamo secondi ai cinesi. Non siamo secondi ai cinesi, noi proprio adesso diciamo, cioè, poi anche il gadget che abbiamo dato con la bacchetta cinese apposta, perché era un parallelo, non siamo secondi.